Fegino non è un non luogo. Un po' di storia. La Valpolcevera viene interessata in età romana anche dal passaggio di un tratto della via Emilia Scauri, il cui percorso genovese coincide con quello della via Postumia sino all'altezza di Certosa. Qui si distacca per attraversare il Polcevera all'altezza dell'abbazia del Boschetto e da lì muovere verso il colle di Borzoli. Nel greto del Polcevera si ha la notizia dell'esistenza, ancora alla fine del XIX secolo, di un ponte detto romano, anche se spesso si indicano come romani ponti medievali o seicenteschi. Non è da rigettare l'ipotesi che questa infrastruttura ricalcasse l'antico percorso della via Emilia Scauri. E questa è la zona di Fegino, identificata con il sito romano di Ad Figlinas, insediamento citato sulla tavola peutingeriana, copia medioevale di una cartina stradale risalente al IV secolo d.C., cosa che fa rilevare l'importanza di tale via di collegamento, sovrastando anche la via Postumia. Presso il rio Fegino sono stati rinvenuti agli inizi del Novecento alcuni frammenti ceramici ed alcuni resti di strutture murarie risalenti all'età romana, mentre sono tuttora visibili, inglobati nei muri presso la salita che porta alla chiesa di Sant'Ambrogio di Fegino, frammenti di ceramica, di anfore, da connettere quindi all'esistenza nella zona di insediamenti importanti. Fegino, ad Feglinas, era nel Medioevo rinomata per i suoi capimastri muratori. Quattro di questi diressero la costruzione delle mura del Trecento sotto il dogato di Giovanni da Murta, mentre un tal Domenico da Fegino fu tra gli architetti che nel 1522 eressero il campanile della cattedrale di San Lorenzo. La chiesa di Sant'Ambrogio di Fegino del XII secolo fu più volte sottoposta a trasformazioni, come quella avvenuta nel XVII secolo, quando fu consacrata nel 1647 dal cardinale Stefano Durazzo. Nel 1735 fu introdotta a Genova l'uso della sedia pagliata. In quell'anno a Sant'Ambrogio se ne contavano 12. Un'altra trasformazione ebbe luogo nel 1871, quando il prevosto Giovanni Battista Negrotto, coadiuvato dal gesuita Pierpaolo De Martini, decise di rendere la pianta dell'edificio una perfetta croce greca, con una grandiosa cupola centrale sostenuta da quattro pilastri. I lavori si protrassero fino a che nel 1888 la chiesa poteva dirsi completata, arricchita poi da opere d'arte e dipinti. Nel XVI e XVII secolo, ricchi commercianti genovesi costruirono palazzi di villeggiatura per trascorrervi l'estate, molti dei quali ancora esistenti, anche se non tutti in buono stato di conservazione. Un antico insediamento che ne testimonia l'importanza nel passato è la commenda gerosolimitana, detta Epifania del Signore. Fondata all'inizio del XVII secolo dal frate Francesco Lomellino a beneficio della propria famiglia. La commenda, che sorge in salita Sant'Ambrogio, posta sotto la chiesa parrocchiale, è costituita da un insieme eterogeneo di abitazioni, comprendente te una antichissima torre con voltino, alcune vecchie case ed una villa in stile barocco, Villa Elisa. Pur appartenendo formalmente all'ordine dei cavalieri gerosolimitani, la commenda fu legata alla famiglia Lomellini, passando agli eredi del fondatore, fino a quando, a causa di liti familiari, fu intestata ai cavalieri di Malta. Sotto la chiesa di Sant'Ambrogio si trova Villa Spinola Parodi, costruita nel XVIII secolo, appartenente agli Spinola, ai Raggi Pignone e infine ai Parodi. La facciata appare decorata da pinnacoli e volute con formelle e figurazioni neoclassiche su fondo rosa. Il maestoso parco, che un tempo circondava la villa, presentava viali alberati con alberi di alto fusto e culminava nel maestoso ninfeo posto ai margini della villa, arricchito da figure mitologiche e da una grande peschiera. Gli interni, che presentano ancora i resti di affreschi con grottesche tipiche del rococò, si snodano tra ampi saloni e solenni rampe di scale. Tale parco è stato, durante il violento processo di industrializzazione di questo territorio,
adibito a deposito petrolchimico. Oggi salta agli occhi anche l'accumulo di scarti degli scavi per la realizzazione del nodo ferroviario, opera non osteggiata, ma che decisamente sta facendo subire un grosso impatto sia al territorio che alle persone che qui vivono. Peraltro opera che ha subito enormi ritardi e vicissitudini inquietanti per la gestione degli appalti e delle aziende che qui hanno lavorato, con ripercussioni anche sui lavoratori, oltre al fatto che se davvero questa opera fosse stata terminata nei tempi dovuti, avrebbe decisamente contribuito a sollevare la valle dall'impatto enorme che ha subito a causa del crollo del Ponte Morandi. Lo stato di degrado della villa è il simbolo della sofferenza che vive l'intero quartiere, nel quale esiste anche un altro deposito di idrocarburi, attualmente attivo, con le conseguenze che comporta la difficile convivenza con un territorio altamente urbanizzato, in cui le abitazioni si trovano a convivere con il deposito a soli 30 metri. Quest'area è stata soggetta a un intervento di bonifica, speriamo fatto con tutti i crismi, nel 1997, quando l'allora sindaco Sansa aveva anche imposto delle prescrizioni, poiché il piano di bonifica presentato dalla proprietaria Continental Italia SPA mancava di alcuni requisiti. Già allora furono sollevati molti dubbi circa i valori degli inquinanti rilevati e la loro bonifica. L'azienda presentò anche un progetto di riqualificazione urbana, che guarda caso, prevedeva la realizzazione di edifici, capannoni commerciali, parcheggi e un campo da golf. Tutto doveva comunque mantenere in esistenza la villa, che doveva essere recuperata e in parte restituita come bene pubblico alla collettività, anche perché tutelata dalle belle arti e soggetta a vincolo. Allora si volevano realizzare 13 palazzine per circa 75-80 abitazioni, per una popolazione di circa 347 persone, per un totale di 10.400 metri quadrati di area. Attività produttive per circa 25.000 metri quadrati, edificate con funzioni commerciali e direzionali per 4.960 metri quadrati. Aree verdi per 22.565 metri quadrati, realizzando infrastrutture varie a servizio anche di collegamento col borgo di Fegino. Il progetto venne pesantemente criticato da Italia Nostra, in quanto l'impatto sarebbe stato davvero molto importante e le aree verdi erano risibili a livello di metrature, diventando esclusivamente una parte di risulta costretta tra l'edificato e la viabilità. Anche il collegamento tra la nuova infrastruttura e l'abitato di Fegino sarebbe stato davvero impattante, oltre a tutte le operazioni di sbancamento necessarie alla costruzione degli edifici. Non è mai stato realizzato, ovviamente, e ogni tanto spunta un team di architetti che decide quale potrebbe essere la loro visione di riqualificazione dell'area. Purtroppo sono sempre presenti edificazioni, cementificazione, consumo del territorio, quando sappiamo che a Genova esistono centinaia di abitazioni vuote e palazzi che potrebbero tranquillamente essere ristrutturati. Anche dal punto di vista ecosostenibile, come l'ultimo ennesimo progetto, vorrebbe farci digerire la realizzazione di un nuovo villaggio ecocompatibile, con la scusa di voler ricostruire quello che presumibilmente è andato perso con i lavori di ricostruzione del Ponte Morandi e con l'abbattimento di alcuni dei palazzi che erano sotto al ponte. Come si può notare, questo territorio, che molti vedono esclusivamente come luogo di passaggio, per chi ci vive e ne conosce e percepisce la storia è molto di più. Ed è per questo che ancora si trova la forza per lottare affinché tutti possano avere una qualità della vita decente in un quartiere che merita rispetto per quello che è stato e per quello che è, attraverso le persone che qui vivono e che vogliono ora, come non è mai stato permesso loro, essere artefici e attori delle scelte che si devono e si possono fare per riqualificare davvero un territorio schiacciato da troppe servitù per troppo tempo. Notizie tratte da un lavoro fatto anni fa nel municipio Valpolcevera.
un lavoro di ricerca realizzato nell'ambito di un progetto chiamato Gocce di memoria per tutti, per sempre, e da ricerche varie. Genova, Fegino, 2018, Antonella Marras. Nota a cura di Cristina Bregoli, voce narrante. Si ringrazia il professor Ennio Cirmigliaro, storico e archeologo, per il gratuito, generoso e significativo contributo.